Ciao a tutti e benvenuti su Solfatara News. Prima di cominciare, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci anche su Instagram e TikTok per ricevere aggiornamenti quotidiani in tempo reale sul cratere della Solfatara e sull'area di Pisciarelli. Anche oggi, come ogni giorno, i nostri droni sono stati in volo per monitorare costantemente la situazione nella zona della fumarola di Pisciarelli e del cratere Solfatara. Le immagini raccolte parlano chiaro. Il getto di vapore continua ad essere molto intenso e si percepisce una pressione in costante aumento, sia visivamente che dai segnali ambientali che registriamo. La situazione, lo diciamo con chiarezza, resta di calma apparente. Apparente, sì, perché il suolo continua a sollevarsi con un ritmo stabile intorno a 1,5 cm al mese. È un dato che, anche se non fa notizia tutti i giorni, è estremamente significativo. È il segno che sotto i nostri piedi qualcosa continua a muoversi lentamente ma con costanza. In questo momento l'INGV non ha ancora pubblicato aggiornamenti recenti, ma lo sappiamo bene, come da consuetudine, il nuovo bollettino è atteso per domani, martedì. Vedremo se ci saranno variazioni nei parametri o se verrà confermato quanto già stiamo osservando in modo indipendente. Nel frattempo, però, noi non stiamo fermi. Anzi, continuiamo a registrare e analizzare ciò che accade sul campo. E quello che vediamo oggi dalle nostre immagini è un gettito di vapore ancora più carico e denso del solito. Le fumarole si mostrano visivamente più spinte e anche le condizioni del terreno, con zone lucide e attive, ci parlano di una pressione interna in crescita. Molti potrebbero pensare che in assenza di nuovi terremoti o scosse forti il pericolo sia scampato. Ma la verità è che, secondo quanto anche gli esperti dicono da mesi, questo fenomeno del bradisismo va avanti a prescindere da eventi sismici forti o meno. E quando la crosta si deforma così lentamente, ma in modo continuo, è proprio lì che bisogna fare attenzione. E noi, da parte nostra, resteremo sempre in allerta. Anche se le notizie ufficiali tardano, noi ci siamo. Ogni giorno con i nostri video, le riprese drone e il nostro monitoraggio sul campo. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: tenervi informati, costantemente e senza filtri, su quello che accade realmente nei campi flegrei. Perciò vi invitiamo di nuovo a seguire Solfatara News su tutti i canali social, attivate le notifiche e non perdetevi nemmeno un aggiornamento. Domani ci sarà il nuovo bollettino INGV e noi saremo pronti a commentarlo appena esce. Nel frattempo, restate connessi. Vi aggiorneremo in tempo reale su tutto ciò che accade. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento qui sotto se avete domande o osservazioni e seguiteci anche su Instagram e TikTok per contenuti esclusivi dietro le quinte e aggiornamenti flash. A presto da Solfatara News!